Buonasera a tutti i telespettatori e le telespettatrici di TVL, ben ritrovati al nostro TG. Iniziamo parlando di Polizia Municipale perché i vigili di Montemurlo hanno portato a termine un'operazione di controllo del territorio che ha permesso di individuare un commercio clandestino di farmaci provenienti dalla Cina. Gli agenti del comando di Via Toscanini a Montemurlo, nel corso di un controllo in borghese dell'area commerciale di Via di Livorno a Montemurlo, hanno fermato un carro attrezzato per il commercio ambulante condotto da un uomo di Prato di 36 anni che vendeva cibo non correttamente conservato né tanto meno etichettato. La sorpresa più grande per gli agenti però è arrivata quando tra polli, carote e farine hanno trovato anche una vera e propria farmacia abusiva. In tutto gli agenti hanno sequestrato 56 confezioni di farmaci, tutte prive di autorizzazione all'immissione in commercio e con indicazioni esclusivamente in lingua orientale. Gli agenti hanno trovato pastiglie e sciroppi con liri spray nasali, molti destinati anche ai bambini. Il PM ha disposto quindi il sequestro di tutti i farmaci che sono stati inviati al Dipartimento del Farmaco della USL che dovrà certificare nella composizione. Andiamo adesso a vedere quali sono i principali titoli del nostro TG. Per tutti gli amanti dell'espresso il caffè è sempre più amaro, aumenta il costo della tazzina al bar, ormai anche nella provincia di Pistoia il caffè al bancone sale a quota 1,20 euro. La formula della cessione del credito per ecobonus 110%, bonus facciate e simili sta mettendo in crisi il comparto dell'edilizia. 800 le imprese a rischio chiusura tra Prato e Pistoia, l'allarme viene da CNA. Si è chiusa l'edizione 2022 dell'Accademia Giovani per la Scienza. L'iniziativa della Fondazione Caripit ha visto coinvolti studenti da tutta la provincia di Pistoia. L'ultimo appuntamento è stato sull'intelligenza artificiale. Si può rivivere l'opera di Leonardo da Vinci attraverso la musica, il gusto, l'olfatto. Il viaggio multisensoriale alla scoperta del genio si può fare a Vinci, dove un artista ha ideato una mostra davvero particolare. Domani si torna a giocare al Palaterme tra Gema ed Erons per gara 4 dei play-off di Serie C Gold. Sfida promozione con la Gema in vantaggio 2-1 e con un passo in B. Erons che cercheranno invece di allungare la serie, partita in diretta su TVL a partire dalle 21. Lo abbiamo visto nei titoli, il caffè aumenta, siamo andati a sentire i cittadini e gli abituali consumatori dell'espresso nei locali di Montecatini. Non esente dall'aumento dei prezzi generalizzato, anche il caffè sta vivendo un momento difficile. Il prezzo medio nazionale è salito a circa 1,10 euro contro 1,38 euro del 2021, ma i prezzi sono in continua salita e vanno dagli 1,25 di Bolzano agli 89 centesimi di Messina. Si parla di aumenti di costi del caffè, effettivamente ci sono stati, però credo sia un piacere a cui nessuno rinuncia. Beh, assolutamente sì. Io mi ricordo, anche se ero molto piccolo, che il caffè costava quanto il quotidiano. In realtà dopo l'avvento dell'euro c'è stato uno scostamento molto importante. Vero sì, è che è aumentata la materia prima, ma anche per dare dignità a un rito molto importante dell'italiano, ed è un prodotto che viene lavorato e scelto con molta cura. I torrefattori faticano ad approvvigionarsi, le quotazioni di mercato sono raddoppiate ed oltre alla pandemia che ha evidenziato una certa fragilità della catena, ci sono stati gli imprevedibili danni meteorologici subiti dalle piantagioni brasiliane falcidiate dal maltempo. E un caffè al giorno si può. E d'altra parte io credo che il caffè sia una delle cose che è aumentata meno di tutti, in particolare nel settore alimentare, perché si parla del 50% al 70% di aumento su prodotti alimentari. Quindi per ora ci si può stare? È stato tutto un insieme di cose che ha portato sicuramente alla diminuzione del lavoro e dei consumi in generale. No, non si rinuncia, è uno dei pochi piaceri della vita, anche per incontrare un po' di gente, quindi non, per ora non si rinuncia. Poi può darsi, se andrà ancora avanti può darsi. Il potere d'acquisto è andato, si spera un aumento degli stipendi però. Qui a Montecatini in piazza siamo a 1,20 e allora abbiamo fatto un piccolo aumento e ci siamo adeguati alla piazza, da 1 siamo andati a 1,20. Un caffè si prende sempre volentieri, però io siccome non lo pago il caffè, parli con chi lo paga. È lo stesso, non credo che sia un aumento. Non è quello il problema. Che
Non è il caffè il problema. Altri aumenti. Noi ci abbiamo 1,20 euro, abbiamo aumentato 10 centesimi, abbiamo cercato di fare una cosa misurata, equilibrata, abbiamo visto che in altri punti vendita, non nella zona, siamo arrivati a punte di 1,50 euro, 1,60 euro, questo forse ci fa vedere che insomma talvolta qualcuno se ne approfitta. Il caffè, no, a parte il caffè che è obbligatorio, ma chi se ne frega che aumenta, dai, la vita è breve, bisogna spendere i soldi, ragazzi, non c'è possibilità. Continuiamo purtroppo a parlare di rincari. Nell'ultima seduta utile prima delle elezioni del prossimo 12 giugno il Consiglio Comunale di Pistoia ha infatti deliberato la presa d'atto del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti di Aglia per gli anni 2022-2025 e la conseguente determinazione delle tariffe relative alla tassa sui rifiuti. E purtroppo non ci sono buone notizie per i pistoiesi. Il piano finanziario 2022 infatti ammonta a 20 milioni di euro, ossia circa il 15% in più rispetto al piano dell'anno precedente. Ciò significa un aumento delle tariffe sui rifiuti per tutte le famiglie. Le prime conseguenze del rincaro si vedranno nel saldo che arriverà nelle case dei cittadini in autunno, con scadenza il 16 dicembre, che sarà calcolato sulla base delle nuove tariffe. Andiamo a parlare di autostrade perché stanotte dalla mezzanotte fino alle 4 di mattina sarà chiuso il tratto di autostrada A11 tra Pistoia e Montecatini, direzione Montecatini. Parliamo di economia. La formula della cessione del credito per gli ecobonus, il 110%, il bonus facciate, stanno mettendo in crisi il comparto dell'edilizia, lo spiega CNA. Sulla cessione dei crediti edilizi rischiano di infrangersi tutte le speranze di sopravvivenza di centinaia di imprese sul territorio di Prato e Pistoia. L'allarme è stato lanciato da CNA Toscana Centro e CNA Nazionale, che hanno stimato l'impatto sulle imprese pari a 2,6 miliardi di crediti fiscali anticipati attraverso lo sconto in fattura, crediti che non è stato poi possibile recuperare per il blocco innescato dal sistema bancario e finanziario. Il risultato, stando alle cifre emerse dall'indagine, è preoccupante. Sono infatti a rischio chiusura quasi 800 imprese nell'area di Prato e Pistoia, circa 5.000 in tutta la Toscana e ben 33.000 in Italia, con una potenziale perdita di 150.000 posti di lavoro in tutta la filiera delle costruzioni. A conferma di quanto sostenuto da CNA ci sono poi le cifre del governo che parlano di 5 miliardi di crediti edilizi non accettati dalle banche e quindi bloccati sulla piattaforma del fisco. Secondo l'ultima indagine di CNA nazionale effettuata su 2.000 imprese, la consistenza dei crediti bloccati, circa il 15% del totale, mette in crisi oltre 60.000 imprese italiane che si trovano con un cassetto fiscale pieno di crediti da riscuotere ma senza liquidità. Il 48,6% del campione parla di rischio fallimento, il 68,4% di blocco dei cantieri. La situazione, spiega CNA, è così complicata che il 50% degli intervistati ammette di pagare in ritardo i fornitori, il 30,6% rinvia invece tasse e imposte ed il 20% non riesce a pagare i collaboratori. I rischi di questo meccanismo deviato sono altissimi, aggiunge CNA. Il 68% del campione intervistato paventa lo stop ai lavori dei cantieri e la loro chiusura, mentre il 48,6% delle aziende teme addirittura il fallimento. Andiamo sulla montagna pistoiese a San Marcello, dove Confcommercio ha organizzato un incontro, un dibattito, un confronto tra i tre candidati a sindaci del comune di San Marcello Piteglio. Tanta gente alla sala Baccarini di San Marcello per un incontro organizzato dalla Confcommercio fra i candidati sindaci del comune di San Marcello Piteglio. A San Marcello Piteglio Confcommercio organizza, come negli altri territori interessati dalla tornata elettorale della provincia di Pistoia, quindi Pistoia, Serravalle, Quarrata e Marliana, il dibattito fra i candidati sindaci. È un momento per noi importante. L'associazione rappresenta a San Marcello Piteglio oltre il 60% delle aziende dei settori del terziario e del turismo. Vogliamo sottoporre ai candidati in modo chiaro, netto, quelle che sono le nostre aspettative, le nostre esigenze per i prossimi 5 anni sulla gestione
del futuro turistico del territorio, la gestione degli investimenti, le evoluzioni per quanto riguarda le risorse che arriveranno dal PNRR, le iniziative che verranno prese per facilitare la residenza in montagna. Nel dibattito uno degli argomenti che magari non è stato toccato dalle nostre domande. I tre punti principali della lista civica a cambiare riguardano la foresta del Teso, la casetta e Pulle Drari, che vogliamo rimanga in mano pubbliche o delle associazioni del territorio, su Tana Termine l'impianto di compostaggio, siamo contrari alla localizzazione e se eletti tenteremo di cambiare la destinazione d'uso, e poi per quanto riguarda l'ospedale Pacini, noi rivogliamo l'ospedale come è stato distrutto nel 2012. Soprattutto quelle nelle frazioni diciamo più piccole che fanno più fatica. Una lista caratterizzata da elementi di continuità e da elementi di rinnovamento, ispirata al campo del centro-sinistra, con obiettivi importanti sia in termini di continuità per dare seguito alle opere pubbliche e le attività progettuali importanti avviate in questa prima fase, e impegnata nel cogliere le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Per quanto riguarda progettazione, partecipazione, sinergia, inclusione, questi sono i quattro pilastri del nostro programma per ovviare a una situazione drammatica. 7.625 sono gli abitanti residenti di San Marcello Piteglio all'ultima rilevazione Istat, erano questo numero più o meno 30 anni fa per il solo San Marcello Pistoiese, questo vuol dire che in 30 anni abbiamo perso Piteglio. Noi siamo fortemente convinti che possiamo combattere questa drammatica riduzione della popolazione residente. Si è parlato di intelligenza artificiale e di raggi cosmici nell'incontro conclusivo dell'edizione 2022 dell'Accademia Giovani per la Scienza. Offrire, come dicevo, una opportunità importante perché si capisca che prima di tutto le scienze sono accessibili a tutti, basta avere la buona volontà e la grande curiosità di conoscere, di sapere. Questo rappresenta l'Accademia Giovani per la Scienza, il percorso formativo dedicato agli studenti delle scuole superiori della provincia di Pistoia, incentrato sulle discipline scientifiche e non solo. Un percorso voluto dalla Fondazione Caripit che in questa edizione ha avuto la conclusione con un doppio incontro alla sede principale della Fondazione Pistoiese, volgendo lo sguardo alle stelle con la professoressa Elena Amato e all'intelligenza artificiale in un faccia a faccia con il professor Alfio Quarteroni, insignito della medaglia Eulero, uno dei più prestigiosi riconoscimenti a livello internazionale nel campo della matematica applicata. Voglio cercare di dare un'idea oggi ai ragazzi di che cosa sta davvero alla base e quindi parlare di machine learning, ovvero della capacità che i computer hanno di imparare autonomamente. Per la prima volta nella storia, se vogliamo, i computer sono sempre stati degli esecutori, e poi il machine learning è alimentato soprattutto dalle reti neurali. Le reti neurali sono di fatto degli algoritmi che cercano di mimare, di simulare il comportamento dei neuroni umani. Con la professoressa Amato, ricercatrice all'Osservatorio di Arcetri, si è invece parlato di raggi cosmici, anche pensando alle implicazioni possibili di quelle che sono le particelle a più alta energia presenti nel nostro universo. Le implicazioni che hanno questi raggi cosmici sono varie, sono importanti per esempio per lo sviluppo di molecole prebiotiche e hanno effetti sulla nostra stessa vita, sono radiazioni cosiddette ionizzanti che hanno un impatto sull'evoluzione, sulle mutazioni, nel bene e nel male hanno un impatto molto diretto, estremamente diretto, molto più di quello che si creda sulle nostre vite. E questa esperienza che cosa ti sta dando? Allora, sicuramente una sorta di aiuto per capire quello che potrei voler fare poi in futuro. Molto importante aver incontrato ad esempio Alfio Quarteroni, di cui oggi sentiremo anche un altro intervento, perché è stato un incontro ormai 3 anni fa che da studente del 4° anno del liceo scientifico per me insomma fu davvero molto determinante. La cosa che mi preme dire a tutti i ragazzi che ci ascoltano che a settembre uscirà il bando per le nuove entry dell'Accademia, per noi sarà un piacere accoglierli. Il futuro delle cure neurologiche, se ne è parlato a Villa Cappugi a Pistoia in un incontro organizzato e promosso dal reparto di neurologia di Pistoia.
Il PNRR permette anche di avere fondi a disposizione per ampliare la rete di connessione con la neurologia. Stamani un convegno su questo tema. L'esperienza della pandemia cosa ci ha insegnato? Ci ha insegnato che la multidisciplinarietà è vincente, cioè la collaborazione fra le varie figure professionali fa la differenza nell'approccio al paziente e nella cura del paziente. E anche la digitalizzazione fa la differenza, quindi la scuola che ci ha dato la pandemia è questa. Il convegno di oggi vuole ribadire che questa esperienza che abbiamo avuto ora con i nuovi fondi che il PNR destina proprio alla digitalizzazione, al territorio, alle nuove tecnologie, bisogna investire su una nuova concezione di assistenza al paziente che non è più ospedalocentrica, ma che si sposta sul territorio. Stiamo cercando di sviluppare dei percorsi agili, favorevoli al paziente e funzionali, affinché ci sia un follow up del paziente dall'ospedale al territorio e viceversa, per agevolarlo in tutto il suo percorso di patologia. Investire di più in termini di idee, di risorse e di organizzazione dei servizi, perché il territorio è in Toscana, ma non solo in Toscana, il grande assente è quella parte dei nostri servizi sanitari che spesso non troviamo disponibili e che ci costringono a ricorrere all'ospedale. Parkinson, si stimano 500.000 pazienti annui in Italia, per le demenze degenerative ancora di più. Quindi è importante facilitare quei percorsi di collaborazione, possa essere assistito non soltanto nella fase acuta in un ricovero per una complicanza, ma anche sia essere seguito dal punto di vista terapeutico, farmacoterapeutico e terapeutico riabilitativo anche sul territorio. Pistoia si, diciamo, candida come trainante di questo progetto sulla regione Toscana e se ne fa un po' carico di portare avanti questa, diciamo, idea, che comunque è un'idea che ha una valenza nazionale, che è riconosciuta nel piano del PNRR e che noi abbiamo già identificato come rete ospedale territorio, ospedale di comunità, che noi abbiamo identificato essere l'ospedale del Ceppo. È praticamente azzerato il divario di genere per quanto riguarda la dipendenza da fumo di sigaretta. Ormai, spiega il responsabile del centro antifumo dell'area pistoiese, il dottor Leonardo Marini, il problema è diventato trasversale, non esistono più differenze tra uomini e donne in termini di percentuali e riguarda il 24% della popolazione, significa che una persona su quattro ha questa dipendenza. Stiamo assistendo, continua, ad un incremento e non avevamo mai avuto un dato così preoccupante dal 2006. Smettere di fumare però è possibile rivolgendosi al centro antifumo e la sede del servizio è, per quanto riguarda Pistoia, in via degli Armeni 10. Parliamo di sport, anzi di impianti sportivi, perché Pistoia ha nuovi campi da beach volley. Pistoia ha un nuovo impianto sportivo tutto dedicato al beach volley. Accade nell'area alle spalle del circolo di Pontelungo, nella prima periferia ovest della città. Qui, su iniziativa della locale cooperativa del paese, sono stati realizzati 4 campi, 2 con superficie in sabbia, 2 di colore scuro, con una speciale plastica riciclata che soprattutto d'inverno garantisce una migliore tenuta termica. Il progetto prevede poi la copertura dei 4 campi e prossimamente la creazione di uno per giocare a bocce. Io vedo già dall'inizio della partecipazione c'è un monte di ragazzi e per un modo come un altro per trovarti, aggregare i ragazzi allo sport, a questo sport che va di moda e che insomma aggrega giovani, ecco. Perché la scelta di realizzarlo qui a Pistoia insieme alla cooperativa di Pontelungo? Allora, abbiamo trovato fin da subito una zona con una posizione secondo noi perfetta, non potevamo chiedere luogo migliore, con servizi limitrofi, una posizione strategica dei parcheggi, quindi abbiamo trovato secondo noi la zona giusta e quindi perché non crearci il posto giusto anche? Entrati in funzione già da qualche giorno, i campi saranno ufficialmente inaugurati il 13 giugno con un torneo che per un mese vedrà impegnati in categorie diverse appassionati di questo gioco.
aperto a tutti, funzionerà che su più categorie di livello di difficoltà, dalla più semplice alla più difficile, in modo da poter permettere a tutti di poter vincere un riconoscimento. A Vinci una mostra che fa scoprire il genio di Leonardo attraverso i cinque sensi. Si può rivivere l'opera di Leonardo da Vinci attraverso la musica, il gusto, l'olfatto? Se lo è chiesto Alberto Marconcini, artista vinciano che ha dato vita ad una mostra, Leonardo's Senses, che accompagna lo spettatore in un percorso alla scoperta del genio di Vinci attraverso i cinque sensi. Per visitarla è necessario andare a Vinci, nei locali del centro espositivo Leo Lev. Un viaggio multisensoriale che valorizza anche il Montalbano, visto che per riprodurre i cinque sensi Marconcini ha selezionato materie prime del territorio. Cosa sono i cinque sensi? La vista. La vista è fatta da 15 tele da me realizzate, come 15 era il giorno di nascita di Leonardo, dove ci sono passaggi di manoscritti, aforismi e novelle. Il tatto è dato da una sabbia, che è la sabbia del botolo delle Quercete, il ruscello che passa sotto la casa di Leonardo e passa anche sotto Vinci, dove Leonardo molto probabilmente si recava da piccolino alla pescaia di Doccia, che è un'antica pescaia che c'era già da molto tempo prima di Leonardo, e facendo magari i primi esperimenti sulle acque. L'olfatto è dato da una fragranza che ho composto io tra erbe, bacche, arbusti del Monte Albano, insieme a distillati e oli e vini sempre qua locali. Poi c'è il gusto. Il gusto è una caramella composta da miele e sesamo. Perché miele e sesamo? Perché il sesamo ci riporta, diciamo, alle presunte origini medio orientali della madre di Leonardo, Catarina. E in ultimo c'è l'udito. L'udito è il senso forse più esclusivo, che rappresenta appunto una traslitterazione. Ho preso l'uomo vitruviano, il disegno più famoso di Leonardo, e attraverso tutta quella numerica presente sul manoscritto, che appunto ripercorre un po' le proporzioni di Vitruvio dell'uomo, ho fatto questa traslitterazione, un esperimento realizzato insieme a una musicista, Alice Olivi. Abbiamo riportato tutto su pentagramma e adesso si può ascoltare quello che Leonardo più di 500 anni fa ha scritto, si può ascoltare in una dolce melodia. Al Palazzo del Pegaso di Firenze si è svolta Eva Florence 2022, l'iniziativa sull'immagine elettronica e le arti visive. Al Palazzo del Pegaso di Firenze, sede del Consiglio regionale della Toscana, si è svolto Eva Florence 2022, l'evento annuale della serie Eva, con conferenze e workshop sull'immagine elettronica e le arti visive. Una serie di innovazioni che sono importanti da sottolineare. C'è certamente sempre l'arte e la scienza, che è la nostra base comune. Noi lavoriamo in tutto il mondo con Eva per art e scienza, art and science, o come si dice ancora in inglese, culture technology. Un evento che ormai non è un evento, è un appuntamento costante di tecnici, di persone che si collegano, visto da tutto il mondo, quindi è un evento che ha un'importanza dal punto di vista scientifico veramente importante. La ricerca, lo sviluppo e la cultura sono un potente strumento di integrazione e di attrazione per i paesi che ancora non fanno parte dell'Unione Europea, quindi ben vengano iniziative come questa che mettono in rilievo l'importanza della ricerca, dello sviluppo, delle tecnologie applicate all'arte e alla cultura. Un'iniziativa nata negli anni 90 che ha iniziato a crescere, a svilupparsi, a diventare un punto di riferimento per tante, tante professionalità in tutto il mondo. Le imprese creative che usano anche tecnologie digitali, usano naturalmente anche opere d'arte o comunque la cultura, stanno crescendo anche nel territorio toscano, e questo ci fa molto piacere, anche con il nostro modesto contributo di Eva, che esiste da tanti anni. Quindi questo delle imprese creative che trova risonanza in Europa, Creative Enterprise è una delle attività europee, un altro aspetto. Quest'anno in particolare
particolare Eva con la cultura e la scienza dà alla Toscana, ma naturalmente all'Italia e a tutto il mondo, un messaggio di pace che è un messaggio per trovare insieme in tutto il mondo, nella cultura, anzitutto proprio nella cultura, un bene comune in cui tutti siamo dei veri amici, fratelli. Quindi questo messaggio di pace è importante che sia sottolineato, io credo, in quest'anno molto particolare anche da Eva Florence. Per quanto ci riguarda è tutto, vi ringrazio per averci seguito, vi lascio al TG Sport. Buona serata.